E intanto si è fatto a turno, eh. Quasi passato un anno. Visto che era inverno. Sai, Artyom, quando ho trovato questa foto dell'Oceano Pacifico, in qualche modo ho capito che alla fine è là che saremmo andati. Tutti questi fiumi, montagne, deserti, non mi bastano. Io voglio l'oceano. Credevo che ce l'avremmo fatta, ci credevo. So che riuscirò a vederlo e se avrò bisogno di aiuto tu sarai al mio fianco. Mi salverai ancora, vero? Artyom, ti prego, smettila di torturarti. Soffro da morire quando ti guardo e quando guardo papà. Non è colpa del tuo sogno o della sua ossessione per le forze d'occupazione. È soltanto il destino. Uno stupido straccio al vento, cemento marcio, una maledetta discarica di munizioni. Ora vai tu, Artyom. Le do un sedativo. Meglio che riposi un po'. È molto grave. Vieni con me, Bratuka. Dobbiamo parlare di alcune cose. Sì. Ehi, fai una bella pausa e vieni sul ponte. Stefan, vieni sul ponte. Ok, un attimo e arrivo. Non sta bene anche lei. Cosa è successo? Qualcuno ha urlato. Qui a Liosha. Sono collegato come promesso. Spero che tu mi senta. Ma scusa, Allora. Come? Come sta? Ok. Comincia. Non c'è notizie. Le cose si mettono male. È da un bel po' di tempo. Siamo abituati alle brutte notizie. Siediti, Bratuka. Infatti volevo sedermi. È una conversazione di piacenti. Finora credevamo che questa immagine di Novosibirsk fosse un errore. Beh, cosa intendi dire? Non è così. Secondo la leggenda, il verde indica le zone contaminate, mentre il viola indica errori nell'elaborazione dei dati. Oggi però ho scoperto una postilla. In pratica vengono segnalati come errori anche i casi in cui i livelli di radiazione superano determinate soglie operative. In altre parole, il livello di radioattività lì può essere altissimo, fuori scala. Siamo a circa 500 km da Novosibirsk e le radiazioni sono già simili a quelle di Mosca. Le immagini risalgono a 20 anni fa. Ora i livelli saranno un po' scesi, ma in ogni caso... Novosibirsk è con tutta probabilità totalmente radioattiva. Non so io cosa facciamo. Andremo io e Arthur. L'ordine non agisce così. Andremo tu. No, innanzitutto a lei e mia figlia. E sua moglie. A farla cadere in quel maledetto bunker è stata la mia fissazione per le forze d'occupazione. Ed è stato il sogno di Arthur che ci ha trascinati fuori da Mosca. Perciò la colpa è nostra. Ma siamo sempre l'ordine. Siamo una squadra e agiamo in squadra. Dovremmo andare tutti. La discussione è finita. Questa non è un'operazione dell'ordine, ma una missione personale mia e di Artyom. Non ci serve aiuto. In secondo luogo, non sappiamo con esattezza dov'è il medicinale. Potrebbe trovarsi nel centro della città o in un laboratorio di Akadem Gorodok. Perciò la vita di Anna è anche nelle vostre mani. Terzo e ultimo punto. Sta arrivando l'inverno e vi sembra forse una buona idea rischiare che l'Aurora resti bloccata dalla neve. Non possiamo permettercelo. Avete presente quello che ha detto Yermak?
Avanti, ricorda! Nei sobborghi della città c'è un museo dedicato alla tecnologia ferroviaria. Lì penso che troveremo uno spazzaneve per l'Aurora. Perciò, signori, la vostra missione è perlustrare i laboratori di Academ Gorodok e preparare l'Aurora per l'inverno. Equipaggio, preparatevi alla missione! E inoltre inizieremo anche con il monitoraggio costante del livello esterno di radioattività. A partire da ora, Sam, cominci tu. Segno sì. A questo punto, Krista, i livelli letali di radioattività sono addirittura un fatto positivo. Nel senso che così nessuno ha potuto saccheggiare farmacie e ospedali. Esatto, al contrario delle città che abbiamo superato. E beh, questo è vero, però... per prendere il farmaco, cioè... Un aggiornamento sulle tute. Sì, com'è la situazione? Di complete sono riuscito ad assemblarne solo due. Visto? Sono per Artyom e me. Ed è Steam, ecco cos'è. Serviranno a qualcosa? Beh, vi proteggeranno dalla polvere, ma le radiazioni dirette sono a livelli molto elevati, perciò... Ok. Si possono migliorare le protezioni. Yermak ha delle lamine di piombo in magazzino, ma le tute sono già piuttosto pesanti. Non è che stiamo andando a fare una gara di ballo. Quanto tempo avremo così? Un paio d'ore. Non so se basteranno. Meglio di niente, tranquillo. Ce le faremo bastare, come sempre. Applicherò un rivestimento piombato all'abitacolo del veicolo. Cercate di restare dentro finché potete. Grazie. Mettiti al lavoro. Signor sì, coronel. Le radiazioni. Non posso fare a meno di preoccuparmi. È un rischio enorme. Ho visto tanti colleghi dell'ANSA, brava gente, morire per le radiazioni a Mosca. E lì, in confronto, i livelli di radioattività erano ridicoli. Non è il rischio che li scoraggia, li conosci anche tu. Piuttosto, dimmi di quel museo. Come fai a sapere che esiste? Sono sempre stato appassionato di ferrovie, anche quando lavoravo nella metro. Vicino a Mosca c'era una struttura sperimentale in cui testavano ogni sorta di veicoli ferroviari. C'erano locomotive e carrozze di tutti i tipi. Così pensarono di allestire un museo, ma l'unico posto adatto era a Novosibirsk. Wow, non era proprio dietro l'angolo. Già, era molto lontano, ma riuscirono comunque a portare lì tutto, comprese le locomotive più insolite di tutto il paese. E alla fine il museo aprì circa 15 anni prima che scoppiasse la guerra. Capisco, ma come fai ad essere sicuro che ci sia uno spazzamento? Lo so, perché l'hanno portato lì direttamente da Mosca. È un modello fantastico. Ti piacerà di sicuro. Già, credo proprio di sì. E quindi mentre... Ora vado. Tokarev potrebbe aver bisogno di aiuto. Quindi mentre sì, noi ragione. Ci occupiamo della medicina per Anna, loro dello spazzaneve. Dove? Come? C'è un intero settore offuscato nell'immagine. E guarda dove si trova. Certo, ad Academ Gorodok non sarà tutto rose e fiori, ma se non ci restiamo troppo non sarà così pericoloso. Invece quel settore... Vedi, certo, non è il centro della città, ma in ogni caso l'unica cosa che troveremo lì sarà la morte. Va bene. Non lo so, vedremo. Allora. Non c'è niente da vedere. Andiamo. Vedi qua. Che il colonnello non ci abbia mandato lì perché se n'è dimenticato. Anna non mollerà. Crede in me, crede in noi, e ha ragione di farlo. Ormai abbiamo migliaia di chilometri di binari alle spalle e ci stiamo finalmente avvicinando a Novosibirsk, una città morta in cui si annida la sua speranza di vita. Da qualche parte, nelle sue viscere fredde e radioattive, c'è la medicina che potrebbe salvarla. Un anno fa abbiamo abbandonato le rovine tossiche di Mosca. E ora stiamo per entrare di nuovo in una città stretta nell'abbraccio letale dell'inverno e delle radiazioni. Troveremo mai un luogo in cui vivere in superficie? Forse. Ma per ora ci reimmergiamo nelle viscere della metro per salvare Anna.
Mi si trova nella metro, però non più di Mosca, ma di Novosibirsk. Non era autunno, scusate. Cioè, voglio dire. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo arrivati. Novosibirsk. Spero proprio che stavolta non ci ritroveremo tra i pazzi. Sì, infatti. Ma magari non c'è nessuno, spero. I ponti sono intatti e le radiazioni stanno raggiungendo picchi ridicoli. Mi sa che stavolta non ci saranno svitati in giro. Anche le case sono intatte. Sam, cosa mi dici delle radiazioni? Sono 8 volte più alte che a Mosca, in costante aumento, colonnello. Mi sa che non ci conviene stare troppo all'aperto. Sega. Sei pronto, Artyom? Prontissimo. Come sempre. Seguimi. Buona fortuna. Conti pure su di noi. Eh sì, è tutto intatto perché ci sono talmente le reazioni talmente elevate che nessuno è mai più venuto. Allora, la situazione si presenta più complessa del previsto, ma il tempo scarseggia, perciò adotteremo un approccio diretto. Rivediamo il piano. Yermak! Porteremo l'Aurora a sud fino allo scalo merce di Sibirskaya nel punto segnato sulla mappa. Crest, Sam, l'idiota e io ci occuperemo dell'istituto ad Academ Gorodok. E di strada faremo tappa al museo ferroviario. Può darsi che lì ci sia qualcosa per l'Aurora. Io resterò di guardia all'Aurora con Tokarev. Bene, Artyom e io ispezioneremo l'edificio principale dell'istituto. Qui le radiazioni sono troppo alte, ci arriveremo dalla metro. Bene, diamoci da fare. Buona fortuna, Spartani. Buona fortuna. Buona fortuna. Ci servirà, quindi dobbiamo stare sempre con la maschera, mo. Aspetta. Per salvare Tian. Ma lei non ha la tuta? Sì. Vuoi prenderti cura di lei per noi finché Artyom e io torniamo? Per favore. Certo, la sorveglieremo io e Orsetto. Ti va di aiutarmi, Orsetto? Soldato Orsetto, missione accettata! Zitti, shh, sta dormendo. Ve ne andate? Sì, spero che arriveremo in tempo. Anna è forte. Resisterà fino al vostro ritorno. Non c'è dubbio. Voi però vedete di tornare. Grazie, Katia. Entra, Artyom. No, non volevo spegnere. La crisi è passata. Ho fatto del mio meglio. Perciò non devi preoccuparti. Il battito è forte. È solo esausta. Probabilmente adesso dormirà fino a domani. Ok, abbiamo salutata. Sembra però un addio, non vorrei dire, ma con questo saluto generale. Torna presto. Vederti sarebbe la medicina migliore. Magari bastasse. Andiamo pure. Buona fortuna, Artyom. L'attrezzatura, colonnello. Grazie. Cosa gli hai dato? Scusa, a me non me lo dai? Artyom, qui non è come a Mosca, dove potevi gironzolare all'aperto per mesi. Chissà quali mostri ci vivono. Perciò pensa bene a cosa portarti. Ti aspetto all'auto. Ah, ecco. Preparati, Artyom.
Io ho pulito le armi e grazie. Ho messo dentro tutte le munizioni e le risorse che ci erano rimaste. Ti serviranno. Fa vedere. Vittoria, cioè niente. O morte. Aspetta, dammi qua sul tavolo. Allora, kit medici 5 qua. Ah, abbiamo un bel po' di risorse, va, roba. Mi sa che qua serviranno un sacco di filtrini, però io mi porterei. Aspetta. Allora, questa non la voglio. Al posto abbiamo sempre la ticker. Abbiamo detto. Ah, la balestra non ce l'abbiamo più. Cos'è? Eh no. Quindi la balestra era solo riservata a quel livello lì. No, scusate, fa vedere. Ah no, aspetta. Ah, ok. Posso scegliere o la ticker o la balestra. Praticamente. Esatto. Vabbè, allora iniziamo da qua. Allora, io mi prendo. Dov'è? Posso mettere, prendere anche il Gatling? No, ma il Gatling è talmente impreciso. Dov'è il devastatore? Voglio il devastatore. Ok. Cos'è? Aspetta. Canna corta. Canna corta e silenziatore. Canna standard e strozzatore a becco d'anatra. Strozzatore a becco d'anatra modifica il tipo di espressione del danno montando le pallottole di... mandando le pallottole di lato. Vabbè, così. Poi mirino. Facciamo il reflex. 6. Sì, laser rosso. Ok. Ah, ma l'ho messo due volte. Aspetta, ho sbagliato. No, avevo già equipaggiato. Cioè, me l'aveva già equipaggiato. Scusa, è qui. Perché qui il caricatore non me lo dà? Forse perché l'ho già messo di là. Può darsi. Aspetta. Qua mettiamo la pistola. Revolver. Ok, vediamo se io... Ah, ecco, ok. Eh sì, perché era già di là. Infatti era già di là e quindi non me lo dava. Ovviamente. Ovviamente, perfetto. La pistola. Silenziatore. Sì. Senza mirino. 8 colpi. Laser rosso. Ok. E qua non lo so. Non lo so. Sistema pneumatico ad arco. Mentre la velocità di carica della balestra e la cadenza di tiro. Io terrei la balestra. Costano di più le munizioni, però. Però fanno più male. Dai, teniamoci la balestra. Mino di ferro. Mettiamoci magari il reflex. Poi caricatore a capienza elevata. 8 frecce. Ottimo. E il laser, sì. Boh. Qua direi che siamo a posto. E ok, 5. Ne abbiamo. Dobbiamo fare un po' di pallettoni, in effetti. In effetti. Ok. Con le pistole ne abbiamo. Questi... È vero, non ho la ticca, potrei anche... È vero, potrei anche smontarli. Scusa, Smonta anche qua. Smonta. Ok, dobbiamo tenere solo quello che ci serve. Esatto. Poi ci facciamo... Ancora un po' di pallettoni. Ok. Poi facciamo 10 frecce. 3 frecce esplosive. I coltelli va bene così. Granata magari. Possiamo fare la moto. Una granata. E qua facciamo tutti i filtrini che possiamo. Esatto. Boh, direi che ci siamo. Armati, pronti. Ok. Possiamo andare. Dove è andato Miller?
eccolo là. Andiamo. Voglio anch'io però quell'arnese, qualsiasi sì, cosa sia. Allora, Artyom, è la tua occasione. La nostra ultima occasione di salvare Anna. Dobbiamo sfruttarla bene. Si parte. Cioè, sta già scendendo il tempo. Cavacca, oh. Meno male ho fatto un po'. Spero di trovarne un po' di filtrini. Hai visto? Ci è venuto comodo questo. Io sarò impegnato a guardare la vita. Di sicuro non sarà. Buona fortuna, signori. Siamo la sua ultima speranza. Eh sì, è l'unica. Camion. Andiamo, andiamo. Allora, come ti sembra la strada verso il tuo sogno? Preferiresti non essere mai partito, eh? Ti si legge in faccia. Bene, mettiamo da parte questi pensieri per un attimo. Possiamo farcela. Dobbiamo farcela. A tutti i costi. Credo che possiamo uscire da lì. Reggiti! Sì, ma non facciamo troppo casino, perché non so che mostri ci sono qua, queste radiazioni, cosa si è creato. Un carro armato. M di metro lì forse. Siamo arrivati. Da lì non riusciremo certo a entrare nella metro. C'è troppa neve. Sì, ma non stare fuori. Prendi il volante, Artyom. Io farò da navigatore. Sarà meglio consultare la mappa. Non c'è tempo per girare a vuoto. D'accordo. Secondo la mappa, l'ingresso della metro è vicinissimo a noi. Ok, cioè, aspetta. Ah no, la mappa c'era lui. E allora dimmi la strada, dov'è? Qua? Forse? Questa strada dovrebbe portare in centro città. In bocca là. Ma continua a guardarti intorno. Potrebbe esserci un accesso alla metro lungo il percorso. Porca vacca. Quanta neve! E la tempesta peggiora ogni minuto che passa. Che strana sensazione. Gli edifici sono intatti, ma la città è morta. Secondo te, Mosca, non era meglio? Beh, siamo lì, forse. Ok, d'accordo. Gira a destra. È l'unica strada possibile. Ho già girato. Prova con il cortile a sinistra. Vai piano. Se restiamo bloccati, siamo finiti. Vai dritto qui. Sì, sì. Con calma. Con calma. Ok. Il tempo sta peggiorando. E così pure il livello di radiazione. Sento dei strani.
Cos'è, versi? Là, da quella parte dovremmo tornare sulla via principale. Mi sembra, però magari è il vento. Maledizione. Un altro mucchio di auto. Sembra che di qui sia passato un carro armato. Ecco. Maledizione. Speravo di poter proseguire in auto. Invece. Da qui dovremo proseguire a piedi. Bisogna fare in fretta. Le radiazioni sono in aumento. I filtri non reggeranno a lungo. Ok. Allora corriamo. Dobbiamo muoverci o siamo spacciati. Dai, dai. Mamma mia. Oh. Vabbè, io sono passato tranquillamente. Ah no. Forse no. No, è vero, non posso correre. Andiamo, andiamo. Che strana luce. Cinque minuti, Cos'è? Ah, un minuto devo cambiare. Ah, qua si va sotto, mi sa. Oh. Da qua, da qua. Oh. Qui le reazioni come sono, visto che siamo sottoterra. Siamo arrivati. Cerchiamo di raggiungere il centro. Certo che è proprio crollato tutto. Hai qualche idea di come arrivare a quella galleria? Qua. Passando dal vagone? Ti aiuto ad aprirlo. Su, avanti. Oddio. È morto, vero? Sì. È pieno di scheletri. Saranno qui da almeno 20 anni. Proseguiamo e tieni gli occhi aperti. Loro non possono farci del male, ma i sopravvissuti sì. Ma non penso ci siano. Dobbiamo arrivare alla stazione di Piazza Lenin. L'istituto è proprio a 2 passi da lì. Qui la metro non è molto profonda. Con tutte queste radiazioni, la gente del posto non sarà sopravvissuta a lungo. Qua sotto è un po' più al sicuro. Ma sopra le radiazioni è almeno 3 volte sopra la terra. Le gallerie. Mi sembra di essere a casa. Qui siamo nel nostro elemento. Sì. Credo che non è Mosca. Vai, vai, su. Non ci credo. L'aria è respirabile. Ah. Allora togliamo. Siamo abbastanza sotto. Mutanti di nuovo. Stanno per attaccarci. Che ci provino pure. Prendiamo il fucile a pompa, va. Qui davanti è tutto bloccato. Guardati attorno, Artyom. Dobbiamo arrivare alla galleria a fianco. Qua? No. No, sto facendo. Proviamo a farci strada qui. Sì, dovevo fare. Ecco il passaggio. Avanza, ti copro io. Scusa, ho premuto prima, non va. Aspetta. Ah, qui, ok. Oddio. Resisti.
tutto a posto. Bene. È un talpone. Madonna. Aia. Oddio. Arrivano. Preparati. Sì, un talpone. Le talpe non sono aggressive normalmente. Basta. Madonna. Maledizione. Probabilmente hanno qualche legame con i mutanti che ci sono a casa. E la Vedrone è piena zeppa. Possiamo farcela a batterli. Sì, però, insomma, fanno un po' male. Non posso andare qui? Andiamo di qua. Aspetta, che guardo. Quanta polvere. È abbandonata da un pezzo. Sentiamo. Guardati attorno. Magari trovi qualcosa. Qui Fedorov, della sezione 20. Senti, i nostri filtri fanno schifo e alla Sibirskaya li hanno sostituiti questo autunno. Potete permettere ai miei figli di stare alla vostra stazione? Lì ci sono anche delle persone della loro scuola. Non posso, Nikitesh. Adesso comanda l'esercito, qui non fanno entrare nessuno. Ma non ti preoccupare, inizieranno a distribuire l'agente radioprotettivo. Dovrai dare ai miei figli quella porcheria verde. Non dire così. Quella roba verde è meglio di qualunque filtro. Te l'ho detto, non ti preoccupare. Dovrete solo prenderla per un paio di mesi finché la situazione non migliorerà. Comunque ne parliamo più tardi. Ok, d'accordo. Bene. Una roba quindi verde. È così che sopravvivere. Grazie a quella roba verde. L'agente radioprotettivo fornito dall'esercito. E poi i negozi l'hanno esaurito. Ma le radiazioni c'erano ancora. Ed è stata la fine. Vediamo. Aspetta, io sono ancora qua. Sto attivando la corrente. Ah, ecco, vedi. Ok. Di solito questi collettori sono su due livelli. Dobbiamo passare dalla sua. Potremmo infilarci qui dentro. Non proprio un posto bello. Cos'è quello schifo? Sembra poco profondo. Sì. Però. Hai sentito anche tu? Ah, tu vai di là? Se io andassi di qua. Ah, no, no. Non posso andare. C'è un muro invisibile. Vabbè. Andremo di qua.